paese sicuro digitalmente è un paese più democratico, anche alla luce di quello che ha ascoltato stasera, soprattutto riferito al nostro sud, alla nostra Calabria. Lei la ritiene un'utopia o una cosa realizzabile? Beh, ci sono tutti i presupposti per iniziare a continuare la digitalizzazione all'interno del nostro paese e di tutte le regioni e quindi anche della Calabria. È importante iniziare a correre, oggi abbiamo dei fondi da parte dell'Unione Europea, Recovery Fund, quindi abbiamo una grande opportunità sul digitale. Siamo tutti più consapevoli che la digitalizzazione è importante per il nostro paese, è importante la connettività, sono importanti le competenze all'interno della pubblica amministrazione per riuscire a raggiungere un risultato adeguato per il nostro paese. Dobbiamo però remare e lavorare tutti nella stessa direzione, non solo la pubblica amministrazione, lo Stato, ma anche i soggetti privati. App Immuni è scaricata da 4 milioni di persone circa, quali sono i dati che avete voi dal Ministero su quest'app e come sta andando in Italia? Oggi l'applicazione è stata scaricata da 4 milioni e 4 di cittadini. L'applicazione tecnologicamente funziona bene, è importante scaricare questa applicazione perché protegge i cittadini che ce l'hanno e le persone con le quali vengono a contatto, quindi noi continueremo nella comunicazione, è stata suggerita da parte del Comitato Tecnico Scientifico a tutti gli studenti sopra i 14 anni e alle loro famiglie per la riapertura delle scuole. È stata consigliata fortemente dal Ministero della Difesa. È importante che le comunità piccole come le aziende, le isole, le regioni la utilizzino come unica applicazione nazionale, così come da norma, perché non solo ci protegge, ma ci dà anche l'opportunità di capire come si sta diffondendo il virus. Oggi è diventata anche cittadina di Diamante, quindi è diventata nostra concittadina. Io le chiedo se è già riuscita a fare un giro per i murales o se lo farà nei prossimi giorni e se avrà anche il tempo di godere un po' di mare. Guardi, io i murales li ho visti nascere perché ero qua dal 1981-80 che vengo qua, quindi ho visto il primo murales, li ho visti creare uno dopo l'altro. Adesso non ho avuto tempo di fare un giro per la città e purtroppo questa volta non ce l'avrò, però la conosco come le mie tasche e tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, il mio primo bagno l'ho fatto qua, quindi c'è una parte grande della mia vita qua e sono davvero onorata di avere questa cittadinanza e sono sicura che ci sarà un buon legame tra la Calabria e la digitalizzazione del nostro paese. Posso chiederle un'ultima cosa, qual era la sua tradizione da spiaggia quando veniva a Diamante? Allora, io andavo davanti all'isola di Cirella, noi abbiamo una casa qua vicino al camping Mare Blu e quindi andavamo in spiaggia, io come tutte le ragazze andavo in spiaggia un po' tardi e stavamo in spiaggia tutto il giorno. Il nostro obiettivo era riuscire ad arrivare all'isola, quindi questo lo facevamo spesso. Grazie mille. Grazie.